Gioco, mamma, gioco. Slot, slot, slot. Sai cosa vuol dire, mamma? Capisci ora? Mi ha urlato parole che giustificassero la sua orribile azione. Sembrava un'altra persona, non era mio figlio. Giocatore d'azzardo. Ecco cosa mi diceva. Spariscono soldi e oro. E la mia voce urla nella notte un disgusto per quello che lui sta facendo. Sparisce, ritorna, risparisce. L'ho già lasciato fuori casa, con fatica e con dolore. Resto con i pianti e le lacrime davanti alla porta serrata e lui non trova nemmeno più le parole per giustificare le sue fughe. Il conto corrente bancario è rosso, è sparito un portafoglio, fumo e erba e altro nel borsello, interrogato in prefettura. Lui gioca e io mi consumo in mezzo ai suoi debiti. Ma dice che va tutto bene. Di sera qualcosa si è spaccato, non solo il tavolo e la sedia. Nel momento in cui mi ha strattonato, nell'istante in cui mi ha spinto e nell'attimo eterno in cui mi ha tirato per i capelli, io mi sono spaccata dentro. In quel momento ho sentito tutto il dolore e ho realizzato cosa dovevo fare.